Si aggrava la crisi industriale delle imprese abruzzesi del comparto manifatturiero. I dati relativi al terzo trimestre 2012, diffusi oggi dal CRESA, il centro studi regionale delle Camere di Commercio, non lasciano spazio ad alcun ottimismo. Produzione in calo del 5,3%, fatturato e fatturato estero che scendono rispettivamente del 3,9% e del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2011. L'indagine è stata condotta su un campione di 435 imprese manifatturiere con almeno 10 addetti operanti nella regione. Il calo dei livelli produttivi ha interessato tutti i settori, dal metalmeccanico al chimico farmaceutico, dai mezzi di trasporto alla lavorazione del legno e dei minerali non metalliferi. I settori più colpiti sono quelli della grande industria e della piccola impresa. La media regge rispetto a queste difficoltà, ma è un grande sforzo che sta facendo, soprattutto compensandolo con le attività, con le esportazioni. Le province sono tutte nelle stesse condizioni, con qualche livello di accentuazione maggiore come l'Aquila e Teramo, ma insomma i livelli di difficoltà sono gli stessi per tutti. L'occupazione è in calo, ma se a questo aggiungessimo l'aumento della cassa integrazione ci rendiamo conto che le difficoltà sono enormi per le famiglie e per i lavoratori. Anche alla luce della crisi dell'area euro e delle prospettive di crescita dei paesi emergenti, ai quali ad esempio è legato l'export abruzzese, il 2012 si chiuderà con un consuntivo fra i peggiori degli ultimi anni e la ripresa, se ci sarà, non arriverà prima del 2015. Quali sono i provvedimenti per invertire la rotta? Ma sono gli stessi di quelli che tutto il sistema delle imprese ormai chiede da anni, trovare una riduzione della pressione del carico fiscale. Ormai siamo fra dirette e indirette intorno al 65% del carico fiscale delle imprese, una sburocratizzazione vera, man mano che si sburocratizza se ne crea un altro pezzo, per cui alla fine siamo sempre nelle stesse condizioni, e poi una chiara impostazione sulle politiche di sviluppo.